È inutile che l'autista raggiunga le frazioni se non vi è nessuno da trasportare. Sono state posizionate nel centro amministrato da Alice Freschi due bacheche in legno. In merito a questo abbiamo realizzato un servizio che vediamo insieme. Ciao a tutti, sono Fortunello, sono un cittadino di Borgo Sesia. E un po' di tempo fa ho proposto tramite internet, tramite il social network Facebook, la realizzazione di queste bacheche in legno fatte da un artigiano valsesiano, e ripeto, fatte da un artigiano valsesiano perché è bello investire comunque sul territorio. È stata piazzata una qui in questa piazza Garibaldi, per intenderci di fronte al Bar Italia, un'altra è stata posta in piazza Cavour, vicino alla statua di bronzo del Mercoscuro, che è uno dei simboli di Borgo Sesia. È una bella soddisfazione perché l'amministrazione comunale ha aderito, ha preso in carico questa iniziativa, appunto, di un cittadino di Borgo Sesia. Spero che se ne faccia un buon uso e non un abuso. Si utilizzi con il buon senso, e come in tutte le cose le esagerazioni non vanno mai bene. Questa è la seconda bacheca, uguale identica all'altra, fatta in legno in modo molto ottimo, dalle rifiniture. Anche questa spero che venga utilizzata con buon senso, che non vi sia un abuso. E via, speriamo che la gente colga l'occasione di utilizzarle, di vedere quello che verrà fisso. E speriamo in bene. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto gli artigiani che l'hanno costruita, un bellissimo manufatto. Ritengo che queste bacheche qui siano uno strumento aggiuntivo a Borgo Sesia. Adesso basterà soltanto inaugurarlo. Tra 2 o 3 giorni sarà la festa del papà, quindi magari ho pensato a un bigliettino di augurio ai papà valsesiani. Quindi colgo anche l'occasione per fargli gli auguri a mio padre Giorgio e anche a mia mamma Giusi, per il suo onomastico. E nient'altro, ringrazio tutti. Una bella soddisfazione. Vi saluto. Ciao, grazie. Vado, eh? Sì. E voilà, inaugurazione fatta. E domani, all'interno della nostra rubrica 19 circa, approfondiremo l'argomento con l'intervento integrale riguardante le due nuove bacheche di Borgo Sesia.